pizza per tutti. Vai. Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. Dunque, per iniziare la discussione di questa mozione, sicuramente ho fatto un rapido riepilogo di tutti quelli che sono stati gli step e vari passaggi che hanno portato all'atto odierno, in quanto è sotto gli occhi di tutti che in ambito della pianificazione c'è stato un forte immobilismo da parte di questa amministrazione e fino ad oggi una prospettiva di città totalmente inesistente. Partiamo quindi da neanche troppo a ritroso, ma dal 30 agosto 2018. E prima di iniziare a ripercorrere un po' questi passaggi fino ad arrivare ad oggi, volevo citare una frase che nel periodo in cui ero ancora studente, una frase di Herb Kahn, che è un giornalista americano che ha scritto molto sulle città, sull'urbanistica in generale, diceva che una città appunto non si misura dalla sua larghezza o dalla sua lunghezza, ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi sogni. Quindi in questa data, il 30 agosto 2018, il sottoscritto presentava questa interrogazione con oggetto indirizzi in ambito urbanistico, dove ricordava che il piano regolatore generale vigente risale al 23 febbraio del 1968, dove ricordava che il commissario prefettizio Giacomo Barbato in data 24 maggio 2016 annullava con delibere di giunta municipale numero 205, 206, 207, 209, 208, 209, 210 i PPE delle zone R3 Prampolini, Frezzotti, R6 Isonzo, Borgo Piave, Borgo Podegora e Latina Scala. Alla luce di questo, nella commissione consigliare governo del territorio veniva affermato più volte da questa maggioranza che si sarebbe costituito un ufficio di piano per lavorare alla ridefinizione dei piani stessi. E ancora, in data 18 gennaio, il sindaco, e sono dispiaciuto che non è presente, ma c'è da ammettere che fino ad oggi, quando si è parlato di urbanistica, non si è mai presentato e ha sempre evitato di esprimere un parere a tal riguardo. Il 18 gennaio... sindaco è impegnato in realtà... Giustificazioni, Presidente, non è una giustificazione... Si sarebbe potuto trovare in qualsiasi altra occasione, quindi non serve dare nessun tipo di informazione a riguardo. Non insieme alla segretaria generale. Quindi il 18 gennaio, glielo spiego subito il perché, perché il 18 gennaio 2018 il sindaco Damiano Poletta, che deteneva allora, dopo l'arresto dell'assessore Buttarelli, le deleghe dopo le dimissioni dello stesso, si rifiutava di rispondere all'interrogazione del sottoscritto in data 13 dicembre 2017. E ancora, la suddetta discussione veniva rimandata qualche settimana dopo con il nuovo arrivato assessore Castaldo, che dichiarava che cosa? Di voler procedere con una rivisitazione critica dei piani bocciati per arrivare a nuova stesura, affermando che se un piano è decaduto, ciò che è costruito non è detto che sia legittimo. Quindi, che cosa si chiedeva in questo caso? Si chiedeva un indirizzo politico rispetto alle procedure amministrative che la maggioranza intendeva mettere in campo. Quindi, della serie, dopo due anni, il 30 agosto 2018 dal vostro insediamento, che cosa intendete fare? Nessuna risposta. Arriviamo dunque al 7 febbraio 2019, dove il sottoscritto presenta un'altra interrogazione, in questo caso con oggetto urbanistica, legge regionale numero 7, individuazioni...